Mister Cormaggi, una vittoria meritata. Abbiamo passato una settimana dove settimana scorsa abbiamo perso 5-0 fuori casa nella corazzata, con la contro la corazzata del Ravagnese, quindi ci tenevamo a dimostrare che ci siamo, che siamo vivi. È chiaro che abbiamo delle difficoltà perché giochiamo con 7-8 fuori quota, ma volutamente, e quindi siamo stati bravi a reagire anche dopo l'errore dal dischetto di Inga, e abbiamo trovato l'1-0 con una punizione di Calabro, poi abbiamo raddoppiato con un'azione corale con un gol di Pitasi, e poi il 3-0 è venuto dal neentrato Branca, che ha rubato palla al portiere ed è insaccato. Magari per trovare il pelo nell'uovo, diciamo, sto gol all'ultimo secondo era evitabilissimo, poi 3-0, 3-1 cambia poco, ci tenevamo pure perché avevamo perso all'ultimo secondo il secondo posto l'anno scorso in terza categoria contro la Regium. Siamo due società amiche, però è chiaro che la rivalità nel campo ci deve essere, giusto che sia. Avete sofferto solo dopo il 2-0. Sì, è chiaro che loro hanno alzato il baricentro cercando di riaprire la partita, hanno avuto due grosse occasioni, in una è stato bravo il nostro portiere, nell'altra Glumicu ha sfiorato il palo. È chiaro che essendo giovani coralmente è normale che poi un po' di paura, un po' di subentro, un po' di apprensione, tutti i miei giocatori mi domandavano quanto mancava già da 10 minuti alla fine. È chiaro che era importante vincere, ce l'abbiamo fatta, e faccio davvero un plauso ai nostri giocatori per tutto quello che hanno dimostrato oggi. L'obiettivo qual è, mister? L'obiettivo è salvarci prima possibile. Prima ci salviamo e prima cerchiamo di fare altro, ma secondo me con questo campionato dove solo due squadre non fanno i play-out o i play-off, è chiaro che è un campionato dove ogni domenica ci sono derby, ogni domenica c'è sempre qualcosa in ballo, e sono partite difficili. Noi abbiamo pure tutta una scuola calcio, abbiamo gli juniores regionali che giocano martedì in casa, abbiamo gli allievi regionali, tra poco inizierà il campionato dei giovanissimi, e poi abbiamo Puccini, piccoli angeli, insomma tutte le varie fasce più piccole. Se vedi qua stanno giocando i nostri ragazzi dei Pulcini, che sono venuti a versi la partita. Noi cerchiamo di fare calcio non in un modo alternativo, ma secondo noi nel modo che bisogna farlo, cercando di costruire una famiglia intorno alla squadra, cercando di costruire, di far crescere i ragazzi col nostro concetto di gioco, col nostro pensiero, e cercando soprattutto di fare sociale. Siamo impegnati anche in altre numerose iniziative. Oggi c'era all'entrata l'UNICEF, nel quale diamo una mano, nel senso che ogni nostro abbonamento, una parte del nostro abbonamento sarà devoluta all'UNICEF, quindi penso che sia l'accoppiata giusta, anche perché con una scuola calcio cercare di aiutare i bambini che magari muoiono per non avere una medicina, un antibiotico, secondo me nel 2015 è una cosa che bisogna sicuramente debellare. Okay.